Oggi si è inaugurata piacevolmente questa quinta edizione di Incroci dedicata alla figura del Beato Alberto da Villadonia. È una figura religiosa, è un laico del periodo medievale, del 1200-1300, che è nato qui a Villadonia e vissuto, cresciuto. E poi trasferitosi nelle zone di Cremona, nel Cremonese, entrando come laico nel convento dei Domenicani, assunto come terziario domenicano, così identificato. Parliamo di una persona che si è distinta, un villaonese che si è distinto nella sua vita ed è stato omaggiato nei secoli successivi fino ad oggi con la nostra mostra, proprio per le sue qualità di vocazione verso l'altro. Di aiuto ai bisognosi, ai pellegrini e ai malati. Lui è rappresentato nell'iconografia classica con il mantello, il cappellino e una sorta di copricapo, diciamo tipico proprio dei pellegrini del tempo del Medioevo, e un bastone che appunto era quello che lo sosteneva nei suoi peregrinamenti in tutta Europa. Si dice sia arrivato anche in Terra Santa. Abbiamo raccolto documenti, tutti i documenti che abbiamo in archivio parrocchiale qua a Villadonia sono esposti qui alle sale dell'oratorio Beato Alberto. In occasione anche della festa della comunità, intendiamo attraverso questa mostra omaggiare e riscoprire, rivalutando anche diciamo, tutto quello che è il suo valore storico, culturale, artistico e religioso, qui all'interno dell'oratorio dedicato proprio alla sua figura. Infatti l'oratorio in cui si svolge la mostra di Incroci è dedicato al Beato Alberto da Villadonia. La mostra è stata organizzata in un percorso quasi come a ricordare appunto il suo peregrinare, il peregrinare del Beato Alberto. Abbiamo usato come riferimenti gli stendardi realizzati nel 1903 che riportano le immagini dei momenti più importanti della vita del Beato, dalle sue origini da bambino qua a Villadonia con la prima vocazione alla preghiera e all'aiuto degli altri fino al momento della sua morte e la conseguenziale consacrazione avvenuta pochi anni dopo. Quindi nelle sale abbiamo accompagnato a questi stendardi tutti gli oggetti, le opere, sempre con quell'intenzione che è propria anche del nostro nome di questa mostra di Incroci, di coniugare l'arte contemporanea, l'arte antica, la fotografia, i documenti storici, tutto in un connubio che possa in qualche modo esprimere al meglio le relazioni tra tutti questi documenti, creando un percorso interessante, a tratti anche stupefacente per quelle che possono essere appunto le diversità degli oggetti che si possono trovare qui in mostra. Abbiamo la presenza anche di artisti contemporanei, tra i quali ci sono anch'io, insieme a tanti altri artisti. Abbiamo il piacere di avere un'opera del maestro Lungaretti di Bergamo. È un percorso frammisto di oggetti, pitture, sculture, fotografie, dipinti ad olio, acquarelli. Avremo anche una performance l'ultimo giorno della mostra, avremo l'aperitivo culturale,
che è un momento per fare una visita guidata, introdurre le persone al percorso con la possibilità di intervenire, di fare delle domande e di approfondire l'interesse rispetto a qualche opera in particolare. Risale al 1969, l'ultimo festeggiamento in pompa magna, possiamo proprio definire qua a Villa Dogna, per il settimo centenario dalla morte del Beato Alberto. Abbiamo infatti in mostra dei documenti video, delle fotografie del tempo e non solo di questa che è stata forse la manifestazione più importante per i nostri concittadini qua a Villa Dogna, che ricordano tutti con fortissima emozione per il coinvolgimento che aveva esteso praticamente a tutti i componenti della società. Quindi tutti i ragazzi del tempo che oggi tornano in mostra, adulti e genitori, si ritrovano con piacere, come sempre, in qualche fotografia, in qualche video, qui nelle mostre di incroci. Oltre aver portato anche loro, diciamo, il loro contributo consegnandoci quelli che sono i documenti di queste festività che sono state svolte nei vari anni, anche delle varie sagre che vengono realizzate ogni anno per i festeggiamenti del Beato Alberto, che vengono svolti qua a Villa Dogna nel mese di maggio. Sicuramente il sindaco, definendo la mostra 2.0, voleva attribuire al nostro lavoro anche la giusta attenzione rispetto a quello che è l'utilizzo delle nuove tecnologie per la divulgazione e la conservazione delle informazioni, quindi dei documenti storici. Infatti VideoArt ha come missione dal suo inizio, cioè dall'associazione che risale all'anno scorso, ha come mandato in particolare quello di sviluppare questa piattaforma che abbiamo inaugurato oggi nella sua forma base, sulla quale e attraverso la quale noi manterremo tutta la documentazione dei progetti che abbiamo realizzato, promuoveremo i futuri progetti che abbiamo in programma per quest'anno e gli anni prossimi, e soprattutto servirà da archivio per tenere traccia di tutti quelli che sono i documenti che abbiamo recuperato in questi anni. Tutto il nostro lavoro viene poi conservato in questa piattaforma a disposizione dei fruitori in maniera gratuita e open source. Infatti tutto sarà liberamente scaricabile, si potrà effettuare il download direttamente in piattaforma e avere sul proprio computer il documento oppure consultarlo direttamente sulla piattaforma.